quasi 1000 euro a famiglia per il rinnovo del permesso di soggiorno, la CGIL dice no alla supertassa, gli stranieri sono una risorsa. Forza Italia al via la campagna contro la riforma costituzionale, il 21 ottobre Annibale Marini ad Arezzo. Un nuovo mezzo per la misericordia di Arezzo, la raccolta fondi dell'Arciconfraternita insieme ad eventi sociali. Teatro Virginian, la nuova stagione si apre con il Kafka di Alessandro Baldinotti, al via i corsi della Filostoccola. Conto alla rovescia per l'Intrepida, torna la pedalata d'epoca sulle strade della battaglia di Anghiari. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD, quasi 1000 euro all'anno per famiglia. Quanto costa il rinnovo del permesso di soggiorno? La CGIL contro la supertassa agli stranieri sono una risorsa per il nostro territorio. Vediamo. Il Consiglio di Stato, su richiesta del Governo, ha sospeso la sentenza del TAR del Lazio con la quale era stato cancellato il contributo annuale che va dagli 80 ai 200 euro a persona per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Per questo la CGIL di Arezzo e il suo patronato si rivolgono ai cittadini chiedendo una firma per sostenere la protesta contro l'ulteriore contributo sui permessi di soggiorno. È come se un cittadino italiano desse in comune a fare la carta d'identità, al di là delle 2-3 euro per il costo, pagasse una cifra, una tassa vera e propria. Quindi noi l'abbiamo fin dall'inizio contestato, siamo arrivati ad avere un risultato eccezionale da parte dell'INCA, della CGIL, che dice la tassa non esiste. Se si vuole stare in Europa e in Italia bisogna essere rispettosi delle normative. Su questo il governo ha fatto cassa, su questo il governo ha fatto opposizione a questa sentenza. Vediamo come va a finire, siamo rispettosi delle normative della legge, però raccogliamo le firme per dire così non si può avere un diritto certo. I lavoratori stranieri in provincia di Arezzo sono calati più del 14% in 2 anni a causa della crisi. Quello che non cambia è la distribuzione della loro presenza. Sono le microaziende ad esserne il datore di lavoro nel 90% dei casi e nel settore dell'edilizia gli stranieri sono il 17%. Situazioni nelle quali, secondo la CGIL e anche nell'Aretino, troppo spesso i lavoratori subiscono segregazione occupazionale, discriminazioni e ricatti. Quando appunto il sistema buttava bene, si parla in particolar modo del manifatturiero, della piccola e media impresa di piccolissima entità, queste aziende andavano avanti con i lavoratori migranti, perché è un tipo di lavoro non gradito per così dire dagli italiani, questo va detto, questa è una verità che va detta. E non è che diminuendo i posti di lavoro per gli italiani sono aumentati per gli stranieri, anzi abbiamo una controtendenza. Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui l'azienda Aretina Graziella, specializzata in gioielleria di lusso ma anche in altri settori, starebbe valutando la possibilità di acquisire la storica azienda di pelletteria Braccialini di Scandicci, da tempo in crisi. Sebbene ad oggi non vi siano passaggi formali, sembrerebbe che la Graziella possa essere interessata all'affitto per un anno del ramo d'azienda, garantendo così a Braccialini il concordato preventivo e la continuità. Forza Italia al via la campagna contro la riforma costituzionale, il 21 ottobre Annibale Marini ad Arezzo, il servizio. Il no alla riforma costituzionale da parte di Forza Italia non è una posizione presa a prescindere, lo avete ricordato in conferenza stampa. Venerdì 21 ottobre ci sarà un convegno, relatore d'eccezione il professor Marini, per le vostre ragioni del no. Il nostro no non è dovuto solo al fatto che la riforma è proposta dal governo Renzi, che già di per sé basterebbe visto che è un governo non eletto, non voluto dai cittadini, ma entriamo nel merito delle questioni proprio. Noi crediamo che una riforma non vada fatta per forza, vada fatta se migliora. Questa riforma non migliora, peggiora quello che lo Stato dà ai cittadini, peggiora quello che è il Senato, che diventa una sorta di scampagnata per sindaci e consiglieri regionali, però rimane un organo molto decisivo perché ad esempio deciderà sui trattati europei, sappiamo che è un momento
cruciale per l'Europa, insomma, quindi decidere sull'Europa non è proprio una cosa che va in fondo all'ordine del giorno, però ecco, meglio di noi saprà spiegarlo il professor Annibale Marini, già presidente della Corte Costituzionale e presidente del Comitato per il No nazionale contro la riforma del governo Renzi, che sarà ad Arezzo il 21 ottobre, venerdì alle 17.30 all'Hotel Continentale. Al centro del convegno un focus sull'assetto delle autonomie locali in relazione al referendum costituzionale. Delle molte competenze che prima erano divise con la legislazione concorrente fra Stato e Regioni, la Costituzionale è intervenuta a lungo su questo per appianare, come dire, i contrasti, ora probabilmente nasceranno nuovi contrasti che riguarderanno gli assetti sulla sanità, sull'urbanistica, su tutte quelle che sono competenze delle Regioni che in qualche modo poi possono essere rimesse in gioco nel rapporto con lo Stato centrale. Su questi temi noi vogliamo parlare il 21 e far capire ai cittadini che questa riforma cadrà sulle loro spalle ed è una riforma che complicherà i rapporti fra Stato e Regione, che complicherà i procedimenti legislativi, che renderà sempre più difficile la comprensione delle leggi. Si muove anche la compagine a favore della riforma. Venerdì 14 ottobre presso la libreria Mondadori di Arezzo si svolgerà a partire dalle 18 un incontro del Comitato Donne Arezzo per il Sì. L'iniziativa vedrà intervenire la senatrice aretina Donella Mattesini e Monica Bettoni, presidente del Comitato. Il Comune di Arezzo ha deciso di attivare un servizio di babysitting qualificato nella sede dell'asilo nido Cedro, che non svolge più questa funzione a causa del drastico calo delle domande di iscrizione. Il nuovo servizio riguarda i bambini dai 2 ai 6 anni e risponde alle esigenze manifestate da molte famiglie per riuscire a conciliare la gestione dei figli con gli impegni professionali. Lo stesso servizio è già stato attivato nell'asilo di Via da Palestrina. Un nuovo mezzo per la misericordia di Arezzo, la raccolta fondi dell'Arciconfraternita insieme ad eventi sociali. Una campagna di raccolta fondi per dotare l'Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo di un nuovo mezzo per consentire lo svolgimento dei servizi sociali e sanitari. È questo il progetto che vede ancora una volta fianco a fianco la realtà presieduta dal governatore Antonio Bilotta e l'azienda Eventi Sociali, muoversi e non solo. La necessità dell'associazione è di avere proprio un nuovo mezzo con un allestimento all'interno speciale, quindi possono accompagnare fino a 3 carrozzine e con dei sedili rotabili, proprio perché verrà fatto un allestimento ad hoc proprio per la misericordia. Ovviamente il tutto viene fatto grazie al cuore e alla generosità degli imprenditori, dei commercianti qua di Arezzo, che per i prossimi 4 anni avranno l'opportunità di legare il proprio logo, il proprio marchio aziendale alla misericordia per ampliare i servizi sociali e sanitari. Il mezzo sarà dotato anche di un defibrillatore a bordo e in più per i prossimi 4 anni saranno garantite le principali operazioni per la manutenzione insieme a bollo e assicurazione. Uno strumento fondamentale per garantire le attività che la misericordia porta avanti quotidianamente. Attualmente trasportiamo con l'altra associazione circa 90-95 persone. Al giorno movimentiamo dall'abitazione alle varie strutture e poi viceversa per casa. Oltre che poi i servizi che facciamo per sanitari, sempre con gli stessi automezzi. Insieme alla Misericordia il Comune di Arezzo cerca di offrire un servizio opportuno. La Misericordia dà uno stile particolare al quale siamo affezionati non soltanto per le cose che fa ma anche per come le fa, però da soli non bastiamo più e quindi questa unione è un modo per avere più forza e dare una risposta vera. C'è tempo fino al 28 ottobre per iscriversi ai corsi professionalizzanti come cuoco e addetto alla pasticceria e alla panificazione promossi dall'agenzia formativa CESCOT di Confesercenti Arezzo. I seminari si struttureranno in lezioni tecniche e pratiche nella sede di Via Fiorentina ad Arezzo e in stage presso aziende convenzionate. Un percorso utile ad acquisire certificati di competenze rilasciati dalla Regione. Teatro Virginian, la nuova stagione si apre con il Kafka di Alessandro Baldinotti, al via anche i corsi di recitazione della Filostoccola.
Conto alla rovescia per il quarto anno di attività del Teatro Virginia, la compagnia La Filostoccola, una nuova stagione teatrale, punti di vista. Quali sono questi punti di vista? I punti di vista sono riguardanti anche la vita, quello che ci si può aspettare, quello che potrà accadere, storie diverse che appunto si rincorreranno all'interno della nostra stagione, che avrà inizio il 19 ottobre con lo spettacolo Freaks K di e con Alessandro Baldinotti, tratto dai racconti di Kafka. Quali saranno gli altri protagonisti di questa stagione? Abbiamo il Teatro Elfo Puccini, abbiamo la compagnia Stivalaccio, che appunto teniamo anche a precisare perché insomma lavora lì all'interno. C'è Michele Mori, il nostro collega e fondatore del Teatro Virginia, insieme a noi. Poi abbiamo Laura Pozzoni, Love is in the Air, abbiamo Ugo Sanchez Junior con Rio Boom Boom. Insomma, tanti ospiti, tanti monologhi e spettacoli comunque a più personaggi. Non solo spettacoli teatrali, il Virginia neanche scuola di teatro, sono già ripartiti i corsi. Sono ripartiti i corsi alla stragrande, abbiamo un sacco di iscritti quest'anno e speriamo che continuino a venire. Sono ancora aperti, quindi chi vuol provare, ci sono due lezioni di prova gratuite sempre qui al Teatro Virginian. Chi vuole sostenere l'attività del Teatro Virginian può farlo sulla piattaforma di crowdfunding www.mecenap.it. Ad ogni donazione corrispondono premi e ricompense, tra cui ingressi alle rappresentazioni e aperitivi prespettacolo. Il futuro ha bisogno di voi, è questo il titolo dell'incontro che si terrà domani, mercoledì 12 ottobre alle 17 alla Cittadella della Pace di Rondina, alle porte di Arezzo. Ospite d'eccezione sarà Luigi Dei, rettore dell'Università di Firenze. Eletto nel 2015, si è distinto per la capacità comunicativa e un pensiero innovatore che guarda con attenzione ai giovani, come testimonia il suo ultimo libro, Diario Social di un Rettore. L'incontro si inserisce nell'itinerario Le parole e il silenzio, promosso dalla Fondazione Baracchi. Conto alla rovescia per l'Intrepida, torna alla pedalata d'epoca sulle strade della battaglia d'Anghiari. Percorreranno le stesse strade che il 29 giugno del 1440 furono teatro della battaglia d'Anghiari, lo scontro che ridefinì i confini del Granducato di Toscana. Questa volta l'unico esercito che invaderà quei luoghi sarà composto da appassionati delle due ruote, pronti per la quinta edizione dell'Intrepida, la cicloturistica non agonistica su bici d'epoca. La pedalata, organizzata dal gruppo sportivo Fratres Dynamis Bike, sarà preceduta da un ricco calendario di eventi. Il programma è molto intenso, iniziamo venerdì sera 14 alle 21 nel Teatro dei Composti a Anghiari, con Beppe Conti, ospite che presenterà un suo libro, Stefano Privato e Marcello Mugnaini. Quindi il venerdì già è abbastanza intenso, con un programma molto bello. Il sabato tutto il giorno abbiamo un mercatino di epoca che nelle strade di Anghiari, dove uno può acquistare, comprare, vedere biciclette e materiali dell'epoca. Alle 14 parte la gastronomica in bicicletta, dove c'è vari assaggi di prodotti nostri tipici della vallata, aperta un po' a tutti, e poi la sera a Casa dei Sorci, cena con gli ospiti e la compagnia dei composti che è dietro la serata. Poi domenica mattina 8.45, via per tutti per l'Intrepida. Numerosi campioni del passato che hanno aderito alla manifestazione. Da Maurizio Fondes, Francesco Moser, Vitossi, Gilberto Simoni, tutti personaggi che ormai sono diventati i nostri intrepidi, perché tutti gli anni tornano con grande voglia e passione. In più quest'anno abbiamo un bellissimo scoop e abbiamo anche una donna. Abbiamo Fabiano Luperini, abbiamo, che è ex campionessa, che ha vinto 5 Giri d'Italia e 3 Tour di France, quindi credo che sia un ospite per noi molto importante. Ormai l'Intrepida è diventato non solo un evento di una manifestazione sportiva, ma anche un evento che attrae un certo turismo. Dunque per Anghiari, per la nostra amministrazione, insomma, è qualcosa di importante. Un atleta della ginnastica Petrarca parteciperà ai campionati europei di ritmica del 2017 con la squadra della nazionale italiana. Classe 2003, Gaia Iervolino farà parte di un gruppo di 6 ginnaste che si trasferiranno a Fabriano per una lunga fase di preparazione che le accompagnerà fino alla manifestazione continentale della categoria junior, in programma il prossimo maggio a Budapest. E per il momento è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.